Buongiorno a tutte e a tutti, bentornati o benvenuti in un nuovo vlog. Oggi è primo di febbraio, questo mese di gennaio è stato infinito, cioè non so per voi ma a me è sembrato proprio eterno. Oggi vado finalmente dal parrucchiere, come potete vedere mi è uscito questo bellissimo amico che io sì, purtroppo ho schiacciato e per metterci quella lozione per seccarlo non è che abbia funzionato molto, adesso ho tipo una chiazza sulla fronte enorme, poi quando vado al parrucchiere non mi trucco, quindi un po' così, però finalmente vado, cambio vita, mi trasformo in tutti i sensi perché io non mi faccio il colore, o in questo caso la decolorazione, insomma, da prima di partire per Londra e noi siamo andate tipo verso fine novembre, quindi è passato un bel po'. Come vi ho spiegato nello scorso vlog, è stato un periodo un po' incasinato, pieno di avvenimenti belli, brutti e insomma, devo assolutamente andare perché io odio la ricrescita, la odio profondamente. Questa cosa me la porto dietro da troppo. Quindi oggi vi porto con me dal parrucchiere e vi faccio vedere più o meno i passaggi che mi fanno dal mio parrucchiere di fiducia, che appunto è Juice Head Designer. Per chi è di Roma, più o meno è lungo Viale Marconi dentro una vietta secondaria. Sono le 9:30. Io adesso mi preparo e vado perché tanto la cosa sarà abbastanza lunga. Ho appena parcheggiato e per fortuna, bella mattina, c'è sempre parcheggio qua perché poi c'è questo spiazzo dietro grande. E adesso dovranno fare il miracolo. Spero sorpassino la mia faccia da culetto di oggi. Ieri sono andata a dormire tardissimo. Ero stanca morta che appunto sono stata a Milano. Sono passata al supermercato e mi sono presa le gallette al cioccolato perché non avevo nulla per fare il pranzo a casa. Quindi questo sarà il mio pranzo. E qui siamo arrivati al parrucchiere. Il mio goal sarebbe trovare un giorno parcheggio qua davanti, ma non è mai successo. Quindi è così, qui adesso entriamo. Allora, come vedete la ricrescita non c'è più, ma avete visto quanto è figo il salone, c'è pure una ring light. Di là stanno facendo tutti gli altri trattamenti. Questa credo sia la stanza d'eco, insomma, per quelli un po' spenti. Sono un pochino gialli, ma fortunatamente a me non diventano neanche troppo gialli. E adesso, invece di fare il solito colore bianco, facciamo una cosa un po' diversa. Una cosa che non ho mai fatto. Sono qua da loro, quindi viene bene per forza. Io ci vengo da anni, cioè seriamente sono anni, anni, anni. Prima ci lavorava Jordi, la mia amica. Da quel momento vengo solo qui. Poi Vale è bravissima. Appunto, adesso mi hanno messo il trattamento. Che trattamento è questo? Come si chiama? È il 2, che sarebbe. Adesso ci porta la boccetta così vi faccio vedere qual è. Che non è il numero 3, che è quello che ho a casa, che vi ho fatto vedere qualche altra volta. Non mi ricordo se in un vlog o in un video. Comunque l'ho fatto vedere. Quello è quello che si fa a casa ed è il trattamento ricostituente. Questo qui, il 2, adesso leggiamo che cos'è. Mi sento già molto meglio. Non brucia più nulla. Guardate questo qua: Bond Perfector. E qui ci sono tutte le indicazioni. Ecco, questo è quello che ho a casa, quello nel cerchietto blu. Infatti è il più amato dall'estate. E questi sono tutti i resti dei trattamenti. Sì, vedete, si usano dopo le deco, che ricostituisce un pochino il capello. Adesso mi finisco di mangiare le mie gallettine. Sono le 4:30, sono appena uscita da Fada Turchina praticamente, ma li amo follemente. Poi mi hanno detto che mi sono cresciuti tantissimo, quindi adesso la piega è venuta ancora meglio. Adesso devo passare un attimo, oddio, ecco, fare la piega e poi c'è questo vento. Devo un attimo passare al centro commerciale a ritirare un ordine che ho fatto da Zara. Di solito me lo faccio consegnare a casa, non so perché stavolta mi era girata così. E poi appunto torniamo a casa. Vorrei riuscire a girare qualcosa, un mini video per Instagram o comunque un video per il canale principale perché è un po' che sto distante da YouTube. Vediamo di riuscire a fare qualcosa. Mi do una truccata, copriamo questo orribile coso qui e quindi faccio queste cose e poi mangio qualcosa perché a pranzo ho mangiato solo le gallette e sto morendo. Oggetto ritirato da Zara. Tra l'altro ho anche incontrato mia nonna così di punto in bianco. Ok, ho anche appena incontrato due di voi, cuccioline. Quindi adesso torno a casa, mi metto al lavoro a fare un bel po' di cose, in realtà vorrei fare. Tornata a casa.
dal mio cagnolino che questi giorni non mi ho visto per niente, è stata una settimana sempre fuori casa. Mi sono arrivati un po' di pacchetti, allora due da Emp e uno esattamente, aspettate che apro l'indirizzo, da L'Oreal Paris, che ho già visto essere delle cosine di NYX Professional Makeup, quindi adesso apro tutto e poi vi faccio vedere velocemente. Comunque quanto sono belli questi capelli, praticamente sono le versioni fatta bene di quelli che aveva ai Golden Globes Lady Gaga, solo che lei vabbè li aveva raccolti e li aveva tipo chiazzati blu, non so se fosse stato fatto apposta ma non credo. Comunque mi strapiacciono e il bello di questo color lavanda è che una volta che scarica poi torneranno i miei bianchi bianchissimi, perché questo colore, avendo il blu all'interno, va a freddare il capello, è come se fosse un antigiallo, quindi sono molto happy della mia scelta. Magari prossimamente farò qualche altro colore pazzo, tanto mi conoscete, io quando mi prendo i 5 minuti prendo, faccio, vado. Vi faccio vedere velocemente, questa è la maglia che ho comprato da Zara, tra l'altro sotto consiglio di una di voi che mi ha mandato la foto su i direct di Instagram. È una maglia con la stampa della Sirenetta e quattro delle sue sorelle, quindi non potevo non prenderla, e qui di fianco c'è come se fosse una chat, quindi Disney BFF Group, e insomma ci sono tutte queste battutine legate ad ognuna. Mentre da Emp mi sono arrivati questi pop qui, uno e lei due, sono i nuovi di Dragon Trainer, quelli della prima wave non li avevo presi, quindi mi sono beccata questi, Sdentato e La Furia Bianca. Non ho ancora visto il film, appunto il terzo film, ma ci andrò presto ed è uno dei miei cartoncini preferiti, quindi sì, li ho presi perché mi ispiravano un casino, guardate che belli, soprattutto lei femminuccia. Poi finalmente dopo quasi non so quanti anni sono usciti i pop anche del Titanic, quindi abbiamo Rose Jack in versione insomma abito da sera, c'è anche un pack da due con i vestiti invece quelli insomma normali tra virgolette, però questi due sono quelli classici, non mi andava di spenderci troppo, però mi piaceva averli. E poi questo qui è del film Le Forme dell'Acqua, The Shape of Water, c'era la possibilità di avere il chase, infatti mi è arrivata la versione chase. Ogni tanto Emp fa queste cose carinissime, secondo me avranno visto quanto gli sborso ogni mese e mi avranno detto a questa da moglie chase, quindi grazie. Grazie ragazzi. E invece nel pacchetto di NYX ci sono queste palettine qui, che sono le Ultimate Shadow Palette. Praticamente ne è uscita una nuova che si chiama Phoenix, che è questa qui con tutti questi toni sul terra bruciata, però come vedete ci sono anche dei senape, dorati, verdone, insomma la proveremo, come vedete è nuova. Questa qui invece è della scorsa, dell'edizione scorsa, e si chiama 03 Warm Neutrals. Non le ho mai provate le Ultimate Shadow Palette, quindi sono molto molto curiosa. All'interno c'era anche un mascherino World Hype e basta, questo è tutto. Il cane si è proprio inquadrato delle mie gambe. Lo sai che adesso mi devi alzare, sì. Ma che fai questi versi? Ora, sono qui al PC, sto scaricando i file da questa macchinetta, perché mi sono ricordata che devo editare un vlog che ho girato questa settimana, di cui mi ero parzialmente scordata, quello del dentino, e lo devo caricare, anzi lo vorrei caricare domani. In più sto registrando un altro video di tutta una cosa, fit, insomma, poi lo vedrete. Mentre questo uscirà lunedì, quindi devo mettermi anche a editare questo, però ora voglio girare e poi fare una foto, visto che ho la piega, non so quanto dura. Perché io purtroppo, cioè, non so, colpa, non è colpa dei parrucchieri, proprio i miei capelli non tengono tantissimo la piegariccia, quella liscia da morire, quindi ne approfitto, voglio fare un mini video di un trucco tema San Valentino e appunto poi fare la foto da pubblicare con questi capellini un po' fantasy, che ci stava insomma con il trucco che avevo in mente. Quindi mi metto all'opera e noi ci vediamo quando avrò finito. Sono le 6:24 esattamente, quindi vedremo dopo che ore saranno. Scusami. Cioè, non mi fa finire. Il trucco l'ho finito. Sicuramente quando uscirà questo vlog sarà già uscito il mini tutorial su Instagram, quindi correte sul mio account per scoprire come ho realizzato il look. È appunto per San Valentino, bellissimo, mi piace un casino. Solo che non riesco a farvelo vedere, quindi riaccendo un attimino queste luci qui. Tra l'altro con i capelli di questo colore sta
da Dio, secondo me. Cerco di farvelo vedere bene. Vedete tutti i glitterini. Qui c'è un cuoricino. Mi piace anche tanto la combo delle labbra e il fondotinta, ragazzi. Il fondotinta è da panico. L'avevo già utilizzato, ma lo sto scoprendo meglio negli ultimi giorni. Presto ve ne parlerò sicuramente, perché è wow. Per scoprire quale ho utilizzato, andate a vedere il mini video. Sì, ve lo faccio apposta. Detto ciò, visto che ho finito un pochino tardi, come vi avevo detto, ho iniziato alle 6:30 e ho finito intorno alle 8, adesso sono le 9 e praticamente mi sono messa a mettere a posto un pochino sopra la scrivania, a lavare i pennelli che avevo utilizzato, quindi mi sono detta, visto che è tardi, mi ordino il sushi che dovrebbe arrivare tra pochino. Comunque mi sento una strafiga con questa piega, mi piace un casino, non riesco mai a farla da sola. Adesso quindi aspetto che arrivi il corriere. Sì, non mi strucco perché almeno così mi vede il corriere truccata, almeno una gioia, una soddisfazione, anche perché davvero li apro in condizioni pessime, credo cambi ogni volta la persona, però a questo di oggi andrà bene. Volevo dirvi una cosa per quanto riguarda le spugnette. Io ho il problema che mi rimangono sempre sporche, quindi prima ho cercato dei video su YouTube e vi metto il link qua sotto del video di questa ragazza. Ho seguito il suo metodo, praticamente lei prima unge le spugnette con l'olio d'oliva, poi nell'acqua calda con il sapone per i piatti le mette in ammollo e dopodiché le spreme, e vi giuro esce tutto, cioè sono pulitissime, non dico che sembrano nuove perché comunque vedete qui è un pochino macchiata, però questa qui piccola ad esempio è venuta meglio, quindi riproducerò questa cosa anche con le altre un po' più sporche. E niente, volevo dirvi questa cosa, quindi trovate il link qua sotto se vi va. Adesso finisco di pulire un paio di pennellini che mi sono rimasti e poi vi faccio vedere che sushi ho ordinato. Mi sono fatta partire quella TV Masterchef, visto che stasera i miei sono al cinema, vanno a mangiare fuori, si fanno i loro comodi, non c'è nessuno che mi occupa il divano, yeah, quindi recupero Masterchef, che ieri sera appunto non l'ho visto che ero a Milano. Mentre qui sono arrivati i miei ordini, allora qui vabbè c'è la salsina, questa è quella di soia, poi ho ordinato i ravioli, quelli con la carne, sicuramente avanzerà qualcosa perché è un po' troppo per me. Questi qui sono i roll con salmone, avocado, mandorle, salsa teriyaki. Questi qua sono la mia nuova ossessione, gli osomaki con l'avocado, e poi c'è il king, cioè il sashimi di salmone, solo che purtroppo non mi hanno messo quel coso bianco, che non so se è rapa bianca o carota bianca, non l'ho ancora capito, c'ha un nome specifico che non ricordo mai, l'avevo cercato su internet una volta, non me l'hanno messo, quello è fondamentale. Vabbè, detto ciò, ora mi vado a struccare e poi mi metto sul divano a mangiare queste cose. Allora, i miei sono tornati, ho finito di vedere Masterchef, sono rimasta qui giù in salone su Instagram come sempre. Aggiornamento, perché non so se vi ricordate, qualche tempo fa vi avevo detto che mi era preso quel prurito incessante che ultimamente mi prende soltanto la sera. Infatti anche adesso mi sto grattando, ragazzi, è una cosa, cioè, impressionante. Sono andata a fare la visita dal dermatologo, quindi pagato visita e tutto quanto, e mi ha detto, non mi ricordo il nome esatto, però una sorta di eczema orticario rosso, una cosa simile, non so se l'avete mai sentita, l'avete mai avuta. Mi ha detto che può essere causata da 1500 fattori diversi, tra cui stress oppure mangi cose con un elevato contenuto di qualcosa, che tipo ad esempio è contenuto nella cipolla. Sì, le mie indicazioni precisissime, non mi ricordo i dettagli esatti. Comunque fatto sta che mi ha prescritto dei fermenti da prendere, e che sono tipo goccette, 5 gocce al giorno, e l'antistaminico che io sto prendendo ormai da 10 giorni. Unico problema è che sì, mi è leggermente diminuito perché mi gratto solo la sera, però non è che mi sta passando, e quindi io sono assai preoccupata. A forza di grattare, a parte che il lato della coscia mi sono rotte i capillari addirittura, mi vengono proprio i lividi perché ho delle zone che sono sempre le stesse, quindi gratta che ti rigratta ti scortichi proprio la pelle e si formano come delle ferite vere e proprie. Cioè nulla di grave, oh mio Dio, però comunque è fastidioso. Quindi io cioè spero mi passi. Ho fatto questo bellissimo discorso notturno. Qui c'è Gwenda che non ho capito cosa sto cercando di fare. Ciao, vi volevo dar la buonanotte, ringraziarvi per essere stati con me in questo vlog anche oggi. Domani avrò da editare sia quello che vedrete, anzi che avrete, spero, visto sabato, e questo qui, più il mini video appunto che farò uscire dopo di questo. Non so se uscirà stasera oppure domani che è martedì, comunque in ogni caso lo vedrete presto e spero vi piaccia.
faccia, per sapere appunto come ho ricreato il look di oggi. Detto ciò, io il cagnolino, che non ho capito ancora cosa stia cercando di fare, se vuole salire qua dietro la finestra, vi do una buonanotte, vi mando un bacione immenso e ci vediamo presto. Ecco, ce l'ha fatta, per un nuovo video, un nuovo vlog. Ciao.